3 giocatori di Warzone, un giocatore esperto con tantissime ore, un giocatore medio e un giocatore occasionale dovranno riconoscere le armi del gioco solo dal rumore dello sparo. Il vincitore dovrà sfidare un grande streamer di Warzone con tantissime ore di gioco nel prossimo episodio. Di non fare figure di merda, Dario. Cosa vuol dire non faccio figure di merda? Minchia, cerca di indovinarne qualcuna, sennò veramente fai fare una figura da porco. Allora, vi spiego le regole, ragazzi, proprio easy, ok? Io sparerò un colpo in aria con un'arma. A questo punto vi dovrete prenotare se saprete cosa rispondere, ok? Ve lo dico però, massimo 3 errori per turno. Cioè, non è che ogni volta stoppate e ne sparate una finché non la azzeccate. Claro. 3 volte massimo, ok? Dopodiché... Anzi, sai che faccio? Vi levo un punto. Comunque, inizierò con un singolo colpo. Se vedo che non indovinate, ne sparo 2, poi ne sparo 3. Dopodiché vi darò anche degli indizi, ok? Però, voglio dire, abbiamo qui Sebastiano Trippa, quindi penso non ci saranno problemi. Ok, iniziamo con la prima arma. Siamo pronti? Vai. Pronti? Sebastiano. Sì. Lachman. No. Dario. Vai. M4. Esatto! Incredibile! Bravo! Il primo punto per il Toto Martiz. Però mi aveva, secondo me, mi ha visto. Era lì che si girava. Ma giuro. Dario, ma ce l'aveva in mano da inizio round, Dario. Ma M4 è l'arma che si usa sempre. Seconda arma. Dario. Sì. Vaznev. No, errore per Dario. Barry. Massima allerta attiva. M4 ancora. No, sbagliato. Errore per Barry. Vado con 2 colpi. Sebastiano. Barry. Sì, Sebastiano. Dario. X12. No, Barry. Non mi ricordo le pistole. Dario. Vai. Hurricane. No, 2 errori per Dario, Ero convinto. E anche per Barry, si è prenotato, non l'ha detto, quindi 2 errori anche per Barry. È vero, ragazzi, vero, occhio vero. Cosa rispondete, vado con 3 colpi. Sto caricando a fianco a voi. Dario. Vai. X13 auto. Meno un punto per Dario, torna a 0, ragazzi. Sebastiano. Vai. Vaznev. Ma l'aveva detto lui prima. Ma l'aveva detto lui prima. Minchia, ragazzi, se non riuscite a indovinare questa, cioè qua la situazione è critica, ve lo dico, Cioè è grave. MP5 Lankman. La mitraglietta? Sì. Esattamente. Bravo Barry, incredibile, primo punto per lui. Ragazzi, la situazione qua è grave, Non si riesce a indovinare l'MP5, io non so come andrà a finire con le altre armi. Quando inizieremo a passare a quelle che nessuno aveva mai usato. Questa è un'arma in meta, letteralmente. Sebastiano. Vai. Vaznev. Esattamente, incredibile. Vai. 3. Vai. Fanno passi, io non sento. Ma ti devi stare zitto, Ratte, hai capito? La prossima parola sono è meno serio, un punto. Meno 2 punti, meno 3 punti. Barry. Vai. Kastov. Kastov quale? Le 74. Nome completo. 74. Esattamente. Bravo Barry. Passiamo a un'altra arma. Qua inizia a diventare un po' più tosta, Soprattutto per degli asinacci come voi. 3, 2, 1. Nulla. Aspetta. Sparo di nuovo. Sebastiano. Vai. Mini back. Esattamente. Sì. Incredibile. Bravo. No vabbè, ma Sebastiano, ragazzi, c'è qualcosa. C'è quell'hacking audio. Non lo so. Come si chiama? Quella loscata. Ok, passiamo a un'altra arma. Vado diretta. Barry. Vai. Il tac. No, Sebastiano. Anche lui voleva dire il tac, secondo me. Fatto, sì. Sembrava il tac da Dio. Ho sparato già full. Ve lo rifaccio full. Sebastiano. Vai. Kastov 7-6-2. No, secondo errore per Sebastiano. La terza ti devo un punto. Vado di nuovo. Mi prenoto io. Kastov 5-4-5. No, sbagliato. Barry Lankman 7-6-2. No, siete a 2 errori entrambi. 2-2-1, ve lo dico, occhio. Allora, ma che arma è? Siamo finito gli AR. È il TAC 20. Barry per un punto. Vi do un indizio. È meta. Sebastiano. Vai. ISO M-Lock. Esattamente, no, Sebastiano Trippa. Come avete fatto a non indovinare l'arma in meta del gioco? Perché non ho mai sentito l'ISO sparare senza un silenziatore. Senza silenziatore anche. Puoi evitare di fare passi che non sento? va bene. Al prossimo salto, Barry, ti leviamo 15 punti, irrecuperabili. No, mi ha guardato là. Si è girato. Non l'ho vista l'arma, non l'ho vista. Se vuoi cambiala, ma non l'ho vista. Comunque l'uccisione di un concorrente quanti punti leva, che non abbiamo detto? 5 se non sbaglio. Dario ha cercato di replicare la gag di Barry che ammazza Trippa dell'altro video, ma non ci è riuscito. Sebastiano. Vai. Dario poi. Victus XMR. Sbagliato, Dario. Pistola. No, sbagliato, tutti e due un errore. Spara Leo. È facile, Barry. Ragazzi. Vai. Tac. No, un errore. Vado di nuovo. Che occhio, raga. Dovete tenere ad occhio sotto occhio un dettaglio, ok?
Sebastiano. Vai. Lockwood 300. Proprio così, Sebastiano. Proprio così. Comunque, questo ragazzi. Raga, ma questo sta barando. Ma abbiamo trovato il campione dei minigiochi. Sebastiano Trippa è imbattibile. Ma dai, ma raga, ma non ci credo mai nella vita. Cioè, zio, l'unico, mi sa che è l'unico bomba che c'ha due colpi. Il pompa ha due colpi, zio. Cioè, non è che ci vuole. Ok, passiamo un'altra arma. Silenzio. Dario. Vai. Tac. Quale? Ce ne sono mille. 56. Sbagliato. Dario Tac V. Esattamente, il Tac V. Bravo Dario. Io l'attento. Ricognitore ostile schierato. Bedros. Cosa sto facendo? Bedros, cosa fai? Sta guardando quel ricognitore, no, Berro. No, no, mi ha rotto il cazzo. Le provi in tutti i modi. Cioè, mi stava guardando con il drone. Vi comunico già che il vincitore di questa puntata di oggi andrà a sfidare un altro partecipante con tante ore di gioco. Mi auguro conosca più armi di voi. Vado con una nuova arma, fermi. Berry. 90. Io non ho parole, giuro. Guarda, allora, solo per il bene dello show non ti voglio togliere un punto, ok? Perché già sei con un piede nella fossa. Però sappi che saresti da punire e castigare per quello che hai fatto, eh. Ora in linea e non ne voglio più vedere una di queste stronzate, ragazzi. Dai, su. Cosa hai fatto? Hai messo qualche telecamerina adesso? Io, Dario. Vai. Hurricane. Sbagliato. Avete sentito che foga? Io, maestra, io. Sebastiano. Vai. Fennec. Proprio come... Ragazzi, ma qui abbiamo un fenomeno. Abbiamo il Ronaldinho dell'indovina il suono delle armi. È proprio lui, Sebastiano Trippa, che vola direttamente a 4. E c'è un dettaglio che mi sono dimenticato di dirvi: il primo che arriva a 5 vince. Ed è a un punto da vincere, ragazzi. Beh, il barone non ce l'ho fatta. Mettevi lì. Ma cosa mannazzo di te, minchia. Io gioco dopo, tu. Devi chiedere la cauta in giro. Grazie a voi due se sono stato bannato, Ma vai, sì, è giusto che il concorrente è stato bannato, partiva da meno 10 se non sbaglio. È giusto riportare alla luce una cosa. Dopo il piccolo battibecco tra Berry e Sebastiano durante il Velox D, c'è qualcuno ha pensato bene di farlo segnalare ad Activision. Esatto. Berry. Ma non è vero, non è vero, cazzo, non è vero. Solo un punto separa Sebastiano dalla vittoria anche di questo minigioco. 3, 2, 1. Sebastiano. Vai. Ral. No, caro Sebastiano, l'hai sbagliata. Sebastiano. Vai. 5-5-6 Icarus. Sbagliato, Sebastiano. Occhio perché torni a 3 tra poco. Lankman, Barry Lankman. Sbagliato. Ma porco di Yasker. Vi do un primo indizio, è un mitraglione. Dario. Vai. Rap. No. Dario proprio fa cagare, è incredibile, non azzecca una. Provo, Sebastiano. Sebastiano, occhio a quello che dici. Sakin MG38. Ed è giusto! Incredibile! Oh, incredibile! Schiacciato come un ratto. Piano ci avrà su quell'account qualcosa di rosso. Sebastiano ormai... Trippa si porta a casa anche questo minigioco, dando uno scarto di 4 punti agli altri. 5 punti lui, 1 Dario, 1 Berry. Ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè, Berry, ma tu devi giocare alle World Series. Ti fai scopare così. 60 giorni di gioco. Scopare così, Berro. Con solo 6 giorni di gioco. Sì, vabbè, mico, solo 6 giorni di gioco e 60 euro di roba al mese che c'hai su quel PC di Iano. Ti comunico ufficialmente che parteciperai al prossimo Indovina l'Arma. Dal suono insieme a un prossimo sfidante. Sei pronto? Vamonos, sono prontissimo. Cosa fai? Lo mangi? Papà. Prossimo sì, sfidante? Lo mangio, papà. Lo mangio. Non sai chi è l'avversario, però potrebbe essere chiunque. Mi sa che l'avversario non lo vedrà mai, Iano, ragazzi. Dopo che è partita la giugulare così. Ho preso un paio di cotennate. La chiudiamo così, con il volto distrutto di Iano. Guardalo qua, sofferente. Hai vene sul suo cadavere. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un bel like. Scrivete qua sotto nei commenti chi sarà secondo voi il prossimo sfidante del buon Sebastiano Trippa. Vi do un indizio: è un giocatore esperto che ha tante ore di gioco e streama su Warzone. È molto conosciuto. Sbizzarritevi. Noi ci becchiamo al prossimo video. Lasciate un bel like e alla prossima. Ciao belli.